questo già per un allenatore è una massima. Senti, a proposito di Pino, oggi l'ha fatto giocare a sinistra proprio per i discorsi di l'arco, cioè esterno, per i discorsi di prima. Sì. Quindi voglio dire, anche questo forse alla fine il centrocampo ha sofferto, perché Giordano non era in condizioni fisiche brillanti, lui è passato, cioè credo che alla fine con la risistemazione del tutto, forse anche l'espulsione dell'avversario, l'uomo in più, abbiamo comunque sofferto di meno, no? Sì, ma il discorso era questo, purtroppo la mia intenzione era quella di mettere un giocatore di, con qualche centimetro in più, Montenegro, che potesse dare una mano dal punto di vista sulle palle native, perché la cava si conosce, che è molto bravo nel far rispondere e andare a prendere il pallone. Questo fino ad un certo punto, e ho detto a Davide di giocare leggermente più largo, e credo che abbia assolto il compito in maniera egregia. Poi, in base allo sviluppo della partita, quello che era successo, ci siamo sistemati in maniera differente con l'entrata di Ranotte, perché non volevo concedere altri centimetri, perché fare entrare De Luca avrebbe voluto dire abbassare ancora ulteriormente l'altezza della squadra e perdere ancora. In quel momento mi serviva anche uno che andasse a fare i raddoppi, soprattutto su Panico, che spesso metteva in difficoltà Pasca, perché erano passi completamente differenti, e quindi avevo necessità di avere la notte che andasse a raddoppiare. Quindi Fino ha fatto anche l'assist, cioè. Sì, crossando di sinistro mi pare, quindi questa è già una cosa. Ma ha recuperato una palla all'80esimo. Poi peccato, avrebbe potuto concludere col cross. Pensavo che la riuscisse a mettere sul secondo palo, alla fine, quando invece ha voluto giocare la forza sul primo palo, a momenti facevamo gol. Però, come impegno, come abnegazione, come corsa, come sacrificio, non si può puntare a niente. Però, non voglio continuare a dire, a tessere elogi. Però, però si è adattato, e questo è già una cosa importante. Speriamo che rientrino presto quei giocatori che in questo momento hanno qualche centimetro in più. Oltre ai centimetri, perché se non ci arrivi con i centimetri devi raggiungere, devi andare in un altro modo. E forse qualche volta noi siamo troppo buoni, siamo troppo bravi, e se non facciamo arrabbiare Alessio Antico e non si arrabbia qualche volta Vetrugno, non abbiamo molta cattiveria, quindi qualche volta possiamo soffrire con quelli che hanno più determinazione e più cattiveria. Questa è la nostra situazione. Però facciamo una domanda a Davide. Vai. Io non ho preparato niente, comunque. Va bene, la faccio io. Davide, un campionato diciamo che forse tu nemmeno ti aspettavi, nel senso che non hai mai giocato nell'interregionale, quindi non sapevi, però insomma un campionato importante per quanto ti riguarda, al di là adesso del Nardò, cioè un'ottima stagione. Te lo aspettavi, come lo stai vivendo, insomma? Per fortuna sono riuscito a integrarmi subito, anche perché c'era per fortuna il mister che già conosceva, altri ragazzi come Roberto che conoscevo un po' da tempo, mi hanno aiutato subito, diciamo, certo, a farmi trovare il mio agio. In fin dei conti è un'esperienza che non mi aspettavo, perché cioè l'interregionale spiegare, perché passare da un settore giovanile dove è completamente diverso. Trovare con persone grandi è tutta altra cosa. Un'altra cosa molto importante è il pubblico. Comunque io ero ragazzo, giocando partite con altri ragazzi, gli unici sostenitori che avevamo erano i nostri genitori. Qui invece la cosa che ti fa sentire forse ti dà una spinta di più anche da quando giochi è proprio il pubblico. Quindi oggi ne avete risentito chiaramente. Soprattutto all'inizio sembravate un po' spaesati, soprattutto all'inizio. Giocare nello stadio vuoto, dico, è un'altra cosa. Tutt'altra cosa, comunque. Diciamo che la guerra la si fa lo stesso, diciamo, quando stai in casa, anche se non c'è le cose, alla fine oggi un'altra guerra, l'arbitraggio un po' come al solito. Come al solito, sì. È la verità, dai, siamo. Ti manca solamente una rete quest'anno, poi una rete. C'è tutto.
forse è stato più che altro pure colpa mia, perché ho avuto più di qualche occasione. Forse io mi contavo a casa tutte le occasioni che avevo avuto, forse le prime 5 partite ho avuto più occasioni di tutte le squadre. All'inizio del campionato, sì. Forse facendo qualche altro gol, facendo qualche gol pure per il futuro le cose possono cambiare. Diciamo che questa parte finale, oltre agli assist che qualcuno le faccia, dovrai cercare anche il gol personale, magari tirando. Il mio obiettivo è quello di fare almeno 2-3 gol. Cioè, però sbrigati. Il tempo ancora c'è. Ma a livello giovanile segnavi con una certa facilità oppure? A livello giovanile sì, però ho detto diverso. Giocavi forse in una posizione diversa? No, giocavo sempre a centrocampo. Stiamo sempre segnando, perché era uno che mi piaceva inserire molto, mi piace correre, quindi facevo trovare sempre il momento giusto. Però qui è diverso. Però ci devo dire un'altra cosa. Non è Davide Di Fino che deve cercare di far gol. Certo, no. Quindi se lui riesce a fare qualche gol è tanto guadagnato, ma l'obiettivo di Davide Di Fino è di altra natura. Il fatto che lui riesca ad adoperare tutte e due le fasi, fase di possesso, fase attiva e fase passiva, con grande intensità, quello è la cosa più importante. Poi, se riesce a fare anche qualche gol, questo non guasta certamente, perché lui ha anche la capacità, avendo un raggio d'azione molto sviluppato, di inserirsi e di andare anche a fare gol. L'obiettivo fondamentale di Davide Di Fino è quello di riuscire ad essere parte integrante del centrocampo, riuscire a dare quella, perché lui è abbastanza rapido, è abbastanza tignoso, è abbastanza caparbio, quindi il suo passo un po' più rapido è molto importante, perché va diciamo a completare quelle che sono le caratteristiche. Beh, il gol che abbiamo fatto domenica, quando è stato l'altra domenica, che lui ha recuperato palle, ha tolto palle e poi ha lanciato di piedi, mi pare, no? Cioè, voglio dire, è proprio la caratteristica. Sì. Però tante volte il fatto di riuscire a fare dei gol ti può permettere di balzare le cronache, ma tatticamente e tecnicamente dal punto di vista fisico è importante, sono importanti, certo, molte altre cose che non. No, vabbè, ma era per lui, cioè, perché no, la stagione è stata comunque positiva. Che, cioè, al di là siccome del gol, io conosco lui, al di là del gol è stata positiva. Il suo problema non è, lui spende molte energie anche mentali, perché lui ci tiene molto, perché lui è un tipo molto meticoloso, lui è il fatto stesso anche di portare avanti un'esperienza come questa, che è molto, dal punto di vista di un ragazzo che è del 95, è molto dispendiosa, e lui molte energie mentali le spreca stando fermo, pensando sia prima della partita che dopo. Perché lui tante volte, io me ne accorgo, lui ha patito nelle prime partite il fatto che non è riuscito a far gol. E questo non deve essere una cosa che va ad inficiare la sua prestazione, perché lui il gol non deve pensarlo proprio, poi se ricade. Però lui, purtroppo, abituato probabilmente nel settore giovanile ad avere molta facilità di realizzazione, questo lo ha portato a pensare che dovesse avere anche una. E questo non è l'obiettivo di questo campionato, non è farti fare dei gol, ma quello di essere parte integrante dell'organizzazione tattica di un centrocampo che in questo momento necessita di avere un po' più di qualità rispetto alla centrocampo. Poi è riuscito anche a parlare a lungo oggi, quindi sì, oggi ha parlato molto.